Il 31 ottobre sarà la notte dove tutto accade e l'incubo da cui stai sempre scappando verrà a cercarti. Benvenuto a Inferis. Aperta nel 2010 e chiusa solamente dopo 2 anni, nel 2012. All'interno 2 percorsi, quello dei santi e quello dei peccatori. E oggi affronteremo altri 2 percorsi, quello dei pro e quello dei contro. E partiamo dai pro, ovvero i punti dove l'attrazione si poteva salvare, e fidatevi che qualcuno ce n'era. Come ad esempio la tipologia, che ultimamente ha preso sempre più piede all'interno dei parchi divertimento, attirando così, oltre alle famiglie, anche degli adolescenti, ampliando così il target. Non per questo l'attrazione aveva un limite minimo d'età, chi era minore di 14 anni non poteva accedere. Oltre a questo, a Gardaland mancava un'attrazione horror, dopo la chiusura del Castello di Dracula. Ma paragonare Inferis al Castello di Dracula, a parte che sono 2 attrazioni diverse, so che è pura blasfemia, per non essere linciato passiamo avanti. Il tema infernale scelto per l'attrazione è originale. Inferis è venuto prima di Demonia, Rainbow Magicland e Darkmare di Cinecittà World. Nel 2010 non so quante attrazioni di parchi divertimento avevano questo tema. L'attrazione è stata costruita rivalutando questa tensa struttura, riempiendo così uno spazio lasciato in disparte negli ultimi anni. Tra i vari pro ho inserito la campagna marketing, ma perché non era neanche tanto malvagia? Partendo dalla struttura del minisito, impostata come un blog, dove veniva raccontata la storia di questo ragazzo che aveva delle esperienze paranormali, partendo da Gardaland, dove ha sentito uno strano odore di zolfo, una tenda nera, delle strane figure, e poi dopo continuando anche da altre parti, e devo dire che dal mio punto di vista è stata anche abbastanza coinvolgente, soprattutto perché chi voleva poteva registrarsi al blog e commentare i vari post, e se devo essere sincero, alla fine di un post aspettavo sempre quello successivo per vedere come continuava la storia. Anche se all'inizio come storia è partita bene, un po' mi ha preso, ma andando avanti si è persa e poi è stata tirata per i capelli. Ma se da una parte abbiamo la famiglia dei pro, dall'altra parte c'è la sua antitesi, il mondo infernale dei contro. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. E chiedo scusa a Dante Alighieri, sono messo in mezzo qua ad Inferis. E partiamo dalla collocazione. Un'attrazione a tema infernale, posto vicino a 2 attrazioni spaziali e un'attrazione che richiamerebbe il Polo Nord, non so cosa ci azzecchi, a me è sembrato più che altro di mettere lì una cosa a caso. La scenografia esterna non mi pare richiami molto un tema infernale, sembra più l'esterno di uno stabilimento abbandonato, e se l'attrazione fosse stata costruita intorno al 2015 sembrerebbe più una presa di spunto del videoclip Argentive di Caparezza. Ma non solo la scenografia esterna, anche quella interna. E qua dico, se il tema infernale fosse stato sviluppato meglio, avremmo avuto un'attrazione decente. Il parco, chi per esso sia, ha poi dichiarato che per l'interno dell'attrazione l'hanno organizzata partendo da una scenografia minimal, andando avanti con un crescendo fino ad arrivare a un buon livello nella parte finale. Per di più, in un horror house, oltre alla scenografia, luce e effetti speciali, un ruolo fondamentale l'hanno gli attori, dislocati in nascondigli in punti segreti che quando passa il gruppo di persone loro escono fuori spaventandoli, dando loro qualche jumpscare. In Inferis questo c'è stato, ma sviluppato male, te pareva. Gli attori c'erano, ma erano pochi e non davano un alto grado di coinvolgimento, anzi a volte gli attori non c'erano proprio. E arriviamo così all'ultimo punto, ultimo ma non il meno importante. Vicino a Gardaland, a pochi chilometri da distanza, c'è un parco che si chiama Movieland. Lì c'è un horror house, che si chiama appunto Horror House, che è una delle migliori in circolazione. Chiaro che se abbiamo 2 parchi vicini, che hanno uno stesso tipo di attrazione, ma una è a questo livello e l'altra è molto più bassa, il peso della concorrenza si sente tantissimo, tanto che Inferis è stata bersagliata da tantissime critiche, rivelandosi un vero e proprio flop per Gardaland. E la cosa è strana perché la multinazionale che ha acquisito Gardaland, che è la Merlin, detiene, oltre a Sea Life, grandi marchi come Legoland e Madame Tussauds, anche i dungeon, ce ne sono in giro in qualche parte d'Europa, ma che sono fatti bene. Non so come mai con Inferis, magari proprio per il budget ristretto andando al risparmio, si sia fatto questo scivolone. Ed è un peccato perché un tema come l'inferno si può prestare a un grandissimo raggio di immaginazione, chiunque può immaginarlo o interpretarlo a proprio modo, e qua Gardaland ha avuto in mano questa occasione che purtroppo non ha saputo sfruttare bene. Ma adesso mi serve il vostro aiuto. Siete riusciti a fare in tempo l'attrazione, oppure dopo l'esperienza di Inferis,
Vi fidereste se il parco installasse una nuova attrazione horror? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Ciao!